Nella giostra delle ore tutti corrono in affanno. E sapete voi il perché? Perché il tempo è tiranno. Chi lavora, chi rassetta, chi fa la spesa e chi va sempre di fretta. Tutti con un occhio alle lancette, che se hai da fare, van veloci come saette. Poi però accade un fatto stupefacente, che gli scienziati ancora studiano attentamente. Se non hai niente da fare e ti annoi da morire, sembra che le lancette si fermino e non vogliono più ripartire. No, non è il vostro orologio che si è rotto, è che non avete capito il segreto che c'è sotto. Al tempo dà fastidio essere usato male o sprecato, ed allora si vendica come un bambino arrabbiato. C'è però un posto segreto che adesso vi racconto. È la banca del tempo e puoi aprirci un conto. Ma che conto è conto? Io non ho un centesimo, mia cara. Eh no, piano, qui non si scambia mica il denaro, ma le ore del tuo tempo prezioso per uno scambio assai vantaggioso. Piano, che non ci capisco niente. Adesso te lo spiego, testa dura. Ascolta attentamente. Metti che stirare ti pesa da morire, ma fare una torta ti piace da impazzire. Puoi farne una a chi in cucina non ci vuol stare, ma ha le mani d'oro con le cose da riparare. Ripararle a chi con gli attrezzi una frana, ma adora lavorare ai ferri con la lana. Che farà una sciarpa calda e avvolgente da donare a un esperto nel massaggio rilassante. E il massaggio, indovina un po' chi lo potrà fare? Alla tua vicina che si diverte un mondo a stirare. Questa è la giostra della banca del tempo, dove le ore girano liete e spensierate in tondo e fan contenti tutti quelli che qui hanno un conto. E finalmente sai il tempo che ti dirà? Non chiamatemi più tiranno, per carità.